Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua. Guardate un po', mi hanno telefonato questa mattina di andare a filmare. Ecco il degrado in centro a Gorizia, via Oberdan, angolo Bene, via ciao cari Morelli. amici, mi Guardate hanno un po' il telefonato questa servizio, sono mattina sindaco, e mi guardi hanno un po' detto che questa qua in cosa. via Oberdan, qua in via, angolo via Morelli, c'è una situazione veramente gravosa. Guardate un po', difatti è vero. Guardate qua, c'è tutto questo verde lasciato così in balia. Guardate, guardate che roba. Guardate che roba, guardate. Io direi, non so, signor sindaco, chi è, perché mi hanno telefonato parecchie persone, mi hanno detto di venire qua, che c'è veramente uno schifo tremendo. Guardate, ecco la situazione. Guardate. Guardate la situazione di questo posto. Qua una volta c'era una casa, una volta era un'oreficeria, mi ricordo l'epoca. Poi c'è stato un problema, l'hanno buttata giù perché stava crollando. Io ho tutti i filmini ancora, dovrei cercarli comunque. Però questa è una situazione veramente molto brutta. Qua ci sono pantegane, c'è veramente robe da mettere a posto comunque. Guardate che roba. Guardate. Questa situazione è bruttissima. Siamo in centro a Gorizia. Guardate qua un albero che è venuto giù. Da come vedete, vedete qua? Guardate questo albero, crollato, l'hanno segato, chissà. Guardate. Guardate che roba. Questa situazione è veramente bruttissima, lasciata in casa. E diciamo che siamo in centro, centro a Gorizia, via Oberdan, via Morelli. Guardate dove che cresce questo albero, va fino dall'altra parte di là. Guardate. Guardate che roba. Allora io dico, spero che qualcheduno si faccia avanti per ripristinare un po' questa situazione che è veramente brutta. Io vi faccio rivedere di nuovo il tutto. C'è anche una farmacia vicino, cari amici. Vedete? Guardate che situazione. C'è anche l'INPS dalla parte di là, c'è la Piazza Vittoria, c'è l'Amidei, a parte tutto. È la gente che passa di qua vede queste cose veramente brutte. Allora, cari amici, io vi saluto e speriamo che qualcuno faccia qualcosa. Guardate un po'.